sperimentale. Ora, prima non so perché non uno, come è spesso accade, ma è stato deciso in tre province. All'inizio io ero un po' recalcitrante, perché c'è sentimentale. Perché sentimentale? Mi capiranno? Perché per me era fondamentale unire l'intelletto e le emozioni, è proprio sentimentale questo. Però alla fine non abbiamo trovato una soluzione migliore ed è rimasto sentimentale. Sentimentale in questo senso vuol dire anche molto soggettivo, no? Perché in effetti è molto legato al mio il sentimento. È così? Per la voce mi sentite bene. Allora, naturalmente l'autore, non è semplicissimo per un autore presentare parlare del proprio libro, per cui spero che alla fine avremo anche un po' di dialogo con voi. E poi non è facile presentare Atlante delle Sirene perché è veramente un libro a molte voci. Per intenderci, credo che molti credano di sapere, per intuizione o per darlo per scontato, che cos'è la sirena. Invece credo che sia molto difficile capire che cos'è una sirena e per me non esiste una sirena, esistono comunque le sirene, esistono molte diverse figure, trasformazioni della sirena che è comunque una figura metamorfica, proteica per eccellenza nella sua nascita e subito comincia a mutare, nasce già in una mutazione come vedremo, ma poi non smette di mutare, continua a cambiare, mantenendo dei caratteri però cambia. E questo libro io l'ho immaginato, e di nuovo vengo un altro elemento del sottotitolo, un elemento che tante volte leggiamo, un libro è un viaggio, ma insomma lo dicono tutti. In questo caso spero che sia davvero un viaggio, perché ho immaginato i capitoli come delle isole abitate da delle voci, abitate da delle voci di scrittori, perché comunque questo è un libro che ha un grosso apparato di immagini, molto importante, tra l'altro le immagini che ho scelto tutte io, le ho montate in casa editrice, però è un libro soprattutto in cui io dialogo con col mito, ma con scrittori, per cui sono loro le voci che abitano queste isole. E queste isole spero che formino una sorta di geografia. Una sorta di geografia, e io prendo sul serio in questo senso il termine Atlante, nel senso che facciamo un viaggio geografico, cioè partiamo dal Mediterraneo, partiamo da Napoli, naturalmente dalla penisola sorrentina, da terra delle Sirene, dalla Sicilia, dall'Italia, dal Cilento, poi cominciamo ad avere Antemoessa, isole che ci sono, non ci sono, però sono sempre nel bacino del Mediterraneo. Però in questo Atlante ci spostiamo e a un certo punto vediamo come la sirena emigra nei secoli e la ritroviamo nel mondo nuovo, nel mare delle Indie, la ritroviamo in tutt'altri mari. Non in primis con gli scrittori, in questo caso inseguita dagli esploratori dei mari e gli scienziati. E questo è il capitolo che chiamo Wunderkammer, il capitolo proprio dove si parla del corpo della sirena, soprattutto. D'altra parte, questo viaggio, questa geografia ci porta anche in Giappone. Lo dico perché io sono molto curiosa di aver scoperto queste sirene giapponesi, perché veramente non so quanti le abbiano riconosciute, perché premetto questo libro ha dietro di sé un lavoro di 4 anni e mezzo. Ho fatto anche altro, non sono scritto di sirene, però ho sempre mantenuto il filo rosso e la ricerca. E io avevo letto Tanizaki anni fa, un bellissimo racconto pubblicato da Feltrinelli in Italia, Pianto di sirena, ma l'avevo dimenticato. E a un certo punto mi è ritornato in mente in maniera estremamente potente, anche perché rileggendole, occupandomi di sirene, mi sono resa conto della bellezza di questo racconto, della capacità di Tanizaki di dare nuova luce a una figura della nostra mitologia occidentale e a intessere un amore culturalmente interessantissimo che è l'amore, secondo lui, dell'Oriente per l'Occidente. Perché vedrete, io spero, e lo dico anche perché nel mio Atlante vorrei tanto, e una persona che qua mi ha detto che l'ha fatto, che poi voi leggiate tutti questi
signore che io cito, cioè che approfondiate, andiate a leggere non solo quello che dico io, ma quello che hanno detto loro. Per cui è vero che è veramente un viaggio, è un viaggio geografico, e io tendo anche, quando parlo di Atlante, lo dico nell'introduzione, ho veramente pensato anche a un oggetto ben specifico, che è l'Atlante, ma non l'Atlante di oggi, i vecchi Atlanti, dove nelle carte geografiche spesso ci sono dei disegni, ci sono dei luoghi, dei loci, dove compaiono mostri marini, compaiono figure storiche o della fantasia, e per me il libro dovrebbe essere così, comunque è stato pensato in questo modo. Io parto da una sirena forse particolare, non so quanti subito, immediatamente, se si parla di sirena, i sirene penserebbero a Annibale Ortese. Per me è stato invece fondamentale Iguana, e leggere questo, in questo racconto, leggere una delle metamorfosi, come dire, più attraenti per me della sirena, ma anche più disturbanti. Comunque una sirena iguana è un animale che non canta, pigola, non sa quasi parlare, e per me era anche un'immagine del pericolo che è una grande figura mitologica, forse nella modernità. Può essere veramente un pericolo, può perdere la voce, ma può perdere la voce e diventare un piccolo mostriciattolo in qualche modo, che però riesce assolutamente a catturare l'amore, come nella fiaba, come nella storia classica della sirena, non tanto nella storia classica ma nella variante di Ondina, per cui una delle metamorfosi delle sirene. Ecco, questo animale è veramente oggetto d'amore, e questo per me è anche molto importante, pensare che la sirena non è la seduttrice e malefica, non è solo la seduttrice malefica, e non è sicuramente la, come dire, la vegana in pelliccia. Dico non a caso vegana in pelliccia perché anche lì c'è un attributo animale, perché la pelliccia ha qualcosa a che fare con l'animalità del femminile. Invece Iguana è è amata veramente, e non è cattiva, perché un'altra cosa che io ho, in fondo questa è un inizio, se vogliamo, anche veramente sentimentale, da un certo punto di vista volevo togliere, cercare, provare a togliere, a scrostare la sirena di tanti luoghi comuni, uno dei quali è il suo essere profondamente cattiva. Ce ne sono di cattive, una cattivissima è la Ligeia di Edgar Allan Poe. È veramente una impusa, come dicono i greci, è una donna vampiro, ma non è solo questo la sirena. E la cosa che poi in Ortese più mi aveva colpito era il rapporto con l'animale, cioè proprio noi spesso dimentichiamo, perché nella figura anche, come dire, utilizzata anche l'iperfetazione della sirena come la bella donna, mezza pesce, dimentichiamo che qui si tratta veramente di un altro animale, e nella Ortese la natura ha bisogno di noi, come la sirena ha bisogno di qualcuno che ne parli, qualcuno che la segua. E nel contesto, diciamo, lettura che io ho avuto di Ortese, mi ricordava anche il bisogno assoluto che la natura ha di essere da noi cantata e interpretata. Cioè, la sirena per me è un elemento, una figura limite, una figura estrema di un rapporto non chiuso di confine con il mondo naturale. Devo ammettere che io amo anche molto gli animali, lo ricordavo oggi da due amiche, e questo ha anche svolto un certo ruolo nell'occuparmi della sirena, di non aver paura di questo altro e capire che c'è un modo di comunicare nell'altro. L'aspetto animale, ecco, veniamo subito a una cosa che devo dire, perché naturalmente tutti pensano alla sirena è una donna pesce, ma no, la sirena nasce come donna uccello.
questo è interessante, perché la sirena passa, vedremo, da vari livelli, passa attraverso gli elementi, con la sirenetta di Andersen passa anche, ritorna all'aria passando poi dalla terra, perché venderà, cioè rinuncerà alla propria coda di pesce per avere le gambe e poter camminare, ma sarà una ballerina che già cerca di elevarsi verso il cielo. Ecco, questo aspetto animale, tra i tanti miti greci, perché io cito anche il fatto che la sirena ci rimanda all'Oriente, ci rimanda la dea Siria, per cui c'era una dea donna pesce precedente, e sicuramente il mondo greco ha preso qualcosa da questi miti ancora più antichi, però la nostra sirena è una sirena che nasce greca. E tra i miti, quello che a me sembra più bello è la riscrittura di una delle genealogie della sirena fatta da Ovidio. Ora, appunto, sono diverse le genealogie delle sirene. La storia che racconta Ovidio è che Persefone, insieme a delle amiche ninfe, stava raccogliendo fiori, tra l'altro il giglio soprattutto, perché la dea Terra voleva, che era d'accordo con Ade, con il dio dell'Ade, la voleva catturare e fece spuntare un fiore così bello come il giglio, mai visto prima, questo narra il mito. Il Persefone sta raccogliendo fiori, giocando con le compagne, e viene rapita dal dio dell'Inferno e portata lì. Le compagne non riescono a fermare questo atto di violenza, per cui all'inizio della mutazione della sirena c'è nella storia un atto di violenza, perché la madre, violenza maschile peraltro, la madre Demetra le punirà perché non hanno aiutato, non sono riuscite ad aiutare la figlia, e le trasformerà in donne uccello, simili alle arpie, per cui è un immaginario negativo, cupo, la prima trasformazione delle sirene. Ora Ovidio però fa una variazione del mito, dice che non è vero, sì, è vero che Demetra le ha trasformate in uccelli, ma loro volevano diventare uccelli per poter sorvolare il mare e cercare la vita scomparsa. Per cui c'è un desiderio della sirena di trasformarsi, dopo un atto di violenza a cui hanno assistito, di trasformarsi in qualcosa di non più tangibile nel mondo anche del rapporto di sessi maschio e femmina, perché un'altra delle cose, se noi torniamo al mondo greco, è proprio ci costringe a mettere in dubbio la sirena seduttiva a livello più banale, perché queste ragazze sono ragazze corali, non sono ancora donne, voi sapete, il mondo greco è molto rigido, non sono ancora mature, non possono diventare spose perché sono troppo giovani, forse possono essere oggetto di desiderio, che in effetti lo sono, visto che Ade rapisce una di queste giovani, ma loro non desiderano. Ora le sirene, allora, in un certo momento aurorale, non desiderano l'altro. Questo è stato uno degli elementi su cui poi ho lavorato, perché in alcune letture ritorna, in altre invece si cambia e invece la sirena arriva ad amare Ondina, nella forma di Ondina, invece addirittura è un amore tra i più puri. Ma io vorrei, una volta che sono trasformate in uccello, come si muovono le sirene? Immaginatele, sono veramente brutte le sirene greche. In alcuni quadri, anche in posteriori, le vediamo le zampe di uccello da gallina, anzi per i medievali, e hanno le ali un po' pandemiche, devo dire, e sono piuttosto deformi. Allora non si potrebbe domandare da come si muovono queste sirene. Non a caso nell'Odissea non vengono descritte le sirene, cioè il luogo fondamentale della nostra cultura in cui incontriamo le sirene non vengono descritte, viene descritta solamente la loro voce, il loro canto. E questa è un'altra delle cose che mi ha affascinato tantissimo, nel senso, è una seduzione vocale musicale, non è una seduzione visiva all'inizio. Poi avremo anche un'evoluzione seduttiva in quella che è il corpo, fino ad arrivare a Magritte, che
che si diverte a invertire la forma della sirena, per cui il pesce, normalmente una sirena ha il corpo, la parte inferiore di pesce e la faccia invece di donna. Ora Magritte prova a metterci di fronte una sirena che ha la faccia di un bambino, praticamente arriva fino a metà corpo e poi ha le gambe e anche il sesso di una donna. Per cui questo è un gioco, ma che arriva dopo. Però la seduzione iniziale è una seduzione impalpabile, musicale e di voce. Non di logos, peraltro, anche questo è estremamente importante. Non so, credo che chiunque che ha un po' avuto a che fare con la filosofia contemporanea si renderà conto che qui stiamo toccando un punto fondamentale. Cioè la sirena è veramente trasgressiva, è un pensiero altro, perché si fa portatrice di un sapere che non è platonico, non è di visione, non è neanche di contenuto. Perché la domanda è appunto, ma che cosa, due domande, che cosa di contenuto cantano le sirene e poi come cantano le sirene. Vorrei, e qui, leggervi brevemente uno degli autori che mi ha profondamente ispirato in questo libro, che è Maurice Blanchot. Gli occhiali. Cito Blanchot. Un'altra cosa che dico, questo libro è pieno di citazioni, ma io cerco di fare dei montaggi. Io non le chiamerei citazioni, veramente sono usate in un modo anche in cui mi metto in ascolto e cambio, cerco di cambiare, naturalmente siete voi pure a dover decidere se è uscito o no, cerco di cambiare anche la mia scrittura, il ritmo della scrittura, secondo la citazione che viene presentata, dell'autore con cui dialogo, anche questo è elemento fortemente sirenico, perché se qualcuno ti parla in un qualche modo anche musicalmente, tu entri in un certo ritmo. Credo che questo sia molto evidente se leggete il capitolo che dedico a Beckett. Le sirene le sirene di Joyce. Allora, però le sirene pare che cantassero, ma in un modo che non soddisfaceva, che lasciava appena intendere in quale direzione si aprissero le vere sorgenti e la vera felicità del canto. Così scrive Maurice Blanchot nelle Livre à venir, 1959 la data di pubblicazione. Nel 1955 era apparso L'Espace Littéraire. Sono loro, le sirene, a inaugurare il testo, a fare la introduzione alle riflessioni dello scrittore e critico francese nel paragrafo dal titolo La rencontre de l'imaginaire. Dove va la letteratura? È la domanda finale. Figura dalla potente forza di attrazione, qui sono io. Dietro le sirene incarnano per Blanchot un canto che per sua stessa natura attira verso altro luogo chiunque lo ascolti, con la promessa mai menzognera di una impossibile pienezza a venire. Ciò che conta è lo spazio di desiderio, d'attesa, ma anche di avventura scoperta e metamorfosi, che è la promessa stessa ad aprire. Quella delle sirene è la storia di una voce che non dice, se mai mostra all'infinito dove andare, porta lontano da dove si è. Le sirene come paradossali potenze dello straniamento da sé e dal mondo, potenze dell'inquietudine, letterarie, non solo da considerare creature ingannatrici, piuttosto voci dal profondo. Le sirene conducono quindi, davvero, i naviganti che danno loro ascolto alla meta. Un abisso, dice Blanchot, dove esse abitano, il luogo che è l'origine del canto. Le sirene sono nel mondo la traccia seduttiva di un inizio sempre possibile, una porta che si apre su qualcosa che c'è e ci aspetta. Con loro entra in scena l'esperienza sensibile e sensuale di una realtà dell'immaginario, insieme al desiderio stesso, alla tentazione di questa realtà irreale. Potenze immaginarie, come Blanchot le chiama, e metamorfiche, possedevano, erano, possiedono, sono, forse al contrario delle muse, ho intenzione con loro, come vedremo,
un canto reale, canto comune, segreto, canto semplice e quotidiano, che apriva con ogni parola un abisso e invitava con forza a sparire di dentro. Ecco, per me un'altra delle vicende del mondo greco molto importanti è un agone. Sapete che i greci amano gli agoni, e l'agone tra le sirene e le muse. Accade sul monte Licone, le sirene sostengono di saper cantare meglio delle muse. Le muse, tra le altre cose, non solo cantano, ma hanno amiche, sono musiciste e cantanti, e si organizza una gara e loro perdono. Perdono le muse, addirittura le defeggeranno, e c'è questa cosa terribile, veramente. Voi dovete immaginare le sirene alate, cioè le sirene a cielo, e a loro vengono strappate le piume. E tant'è che l'espressione omerica, le parole alate, sono le parole delle muse che hanno strappato le penne alle sirene, se le sono messe sul capo. Infatti ci sono alcune immagini delle muse con una strana corona che è di piume. Ecco, questo è veramente il momento di massima umiliazione per le sirene. Ora, io penso che le sirene siano delle muse, in realtà, molto più complesse delle muse, diciamo, accademiche. Devo ammettere che io non provo una grande simpatia per le muse. Le muse dettano al poeta. Le sirene, e questo Blanchot ce lo sta dicendo, non dettano mai, costringono il poeta, lo scrittore, a entrare in se stesso, a entrare nel proprio corpo, ad ascoltare. Uno degli aggettivi che usa Blanchot per le sirene è questo canto quotidiano, cioè abbiamo parlato di qualche cosa di assolutamente di potenza dell'immaginario, e poi viene il quotidiano, concreto, corporale. E non a caso come sirena, se vediamo che cosa significa in greco sirena, tra i vari, di nuovo, le etimologie, troviamo termini come laccio, corda. Io scrivo, sono anche temi a volte che ricordano la grecità di Pasolini, dei figli Pasolini, cioè una grecità anche molto concreta. D'altra parte ricordano anche dei momenti naturali particolari. Le sirene compaiono nel mondo greco soprattutto nel mezzogiorno, quando il sole è a picco, quando c'è questa impossibilità, di vedere, abbagliati dalla luce. Però per me, ad esempio, questa visione della sirena come musa esistenziale e musa non accademica è stato fondamentale, è stato uno dei magneti che mi hanno portato, delle cose che mi hanno portato a viaggiare. E faccio un salto, perché comunque il lettore è costretto con il mio libro a fare continuamente dei salti, ci sono queste isole, ma io davvero, è anche una delle ragioni per cui ho anche rinunciato a un apparato critico pesante, perché vorrei che bastasse la scrittura, poi potete approfondire la letteratura secondaria, il testo è bellissimo se li leggete, però io costringo veramente a fare dei salti associativi, e ad esempio questa figura della musa sirena ritorna fortissima nella Bachmann, in cui la sirena ondina è, secondo la Bachmann, come lei dice, l'arte a l'arte. È di nuovo una musa però anche in questo senso, una musa muta. Ondina ama il suo Hans, cioè ama tutti gli Hans, per cui ama questo un uomo, e in questo rapporto d'amore lo costringe a parlare. Lei non ha voce, ed è lui che deve dare voce a lei. Ed è, a mio parere, una delle forme forti dell'attrazione sirenica e della figura della musa, di come una sirena può far emergere qualcosa nell'amante e in chi parla di lei, nello scrittore. Ecco, se questo è un aspetto, diciamo, più critico letterario, d'altra parte il tema della voce è il tema portante della sirena nella musica. Una delle metamorfosi delle sirene è sicuramente la cantante,
Daniele. In uno dei capitoli dico nascosta in palcoscenico, perché le muse sirene si nascondono come dive all'opera. Ora, solamente un richiamo nel pensiero femminista, è molto presente l'idea che la voce sia la voce nella musica sia una voce femminile, anche per cui non è di nuovo importante in un certo senso il logos e il contenuto, ma è importante la seduzione della musica, la seduzione dell'organo, la seduzione del teatro musicale. E non è un caso assolutamente che Patria delle Sirene sia Napoli, una delle sirene, anzi fondatrice, Partenope era fondatrice di Napoli ed era una sirena. E la Napoli è terra di cantanti, e anche qui è terra di cantanti maschi, femmine e transgender. E questo è anche importante, perché se voi pensate anche proprio alla figura della sirena, è inquietante anche questo aspetto, la difficoltà di definire il genere di questa figura mitologica. E Napoli è il bacino il bacino dei grandi cantanti, soprattutto, devo dire, nel mio viaggio mi sono spostata passando a Napoli, soprattutto sono caduta nel 600. Perché? Nel 600, come Barton dice che tutti erano malati di malinconia, ecco, nel 600 sembra che tutti siano malati a Napoli di malia sirenica. Io ho trovato un libro di 300 pagine in cui si fa un inno a una cantante veramente esistita, che è tra l'altro la sorella di Basile, del Conto dei Conti, che è Adriana Basile, viene definita la sirena, lei è la sirena di Posillipo, poi altre sono la sirena di Napoli. Abbiamo un insieme di sirene che stanno, e alcune sirene sono anche i castrati, definiti tali, cioè sono questa, la cantante sirena. Ora, la cantante sirena, in questo libro di cui vi dicevo, sono 300 pagine in cui nobili, ma anche nobilissimi, come il Conte d'Alba, insomma, nobilissimi intellettuali scrivono poesie sul potere della musica, del canto e di Adriana Basile, cioè di una sirena, ripetendo ossessivamente in ognuna di queste poesie la parola sirena. E sempre l'essere trasportati, soffrire in un qualche modo, perché è chiaro che non potrai unirti a questa sirena, ma continuare ad ascoltarla. Ecco, devo dire che mentre leggevo, mi veniva in mente una di queste battute su Ludovico Ariosto, che pare, questo non raccontava mia papà, che pare, quando presentò il suo libro a credo che fosse un prelato, insomma, questo gli dice: ma messer Ludovico, dove avete trovato tutte queste coglionerie? Perché leggendo questo libro ho avuto anche come l'impressione: ma che sta accadendo? Ma com'è possibile che l'intelligenza, la nobiltà del paese parli continuamente di sirene e metta veramente al livello della Madonna, e questo è un altro degli elementi per cui ho osato avvicinare la sirena che allatta addirittura la Madonna che dà il latte al bimbo, questo l'ho usato anche sulla base di vicinanze per quanto riguarda le immagini molto forti. Ecco, mi sembra che sia un esempio del grande potere della sirena nella musica e nella percezione che chi ascolta ha della musica, ma soprattutto della voce femminile, perché la diva, e poi si evolverà soprattutto nell'Ottocento, soprattutto la diva, la prima donna, ma anche in assoluto del cantante. E qui vorrei leggervi qualcos'altro, proprio su Napoli. Cito un musicologo, Filippo Fabris. Fino dalla più remota antichità, il canto e la musica erano associati ai messaggeri volanti del mondo olifero, sirene, uccelli o selenfore. Per cui qui siamo ancora comunque nell'immagine della sirena alata, non della sirena pesce. Nel mondo spagnolo, soprattutto a Napoli, fin dal secolo XIV, bambini vestiti da angeli intonavano mottetti e canti nelle cerimonie funebri più importanti.
Durante il Seicento questo compito venne affidato ai figlioli dei quattro celebri conservatori di musica cittadini, nati come trasformazioni di alcuni orfanotrofi per insegnare ai giovani allievi un mestiere sicuro. Voci bianche a Napoli, come anche a Venezia, e chissà in quali altri luoghi nascosti di sirene se andassimo a cercare. Scelto per via dei suoi riccioli dorati, in seguito divenne nero di capelli, e per il suo corpo piccino, era un figlio della Madonna, nato Settimino e rimasto miracolosamente in vita, mio padre fece ancora in tempo a partecipare, mi raccontava, da attore bambino al volo degli angeli. Una chiesa, il punto di partenza, e una strada in discesa, penisola sorrentina, anni 30. Il vestituccio azzurrino, le ali di piume incollate dietro le scapole, imbracato e attaccato per la schiena a una carrucola. Peppiniello scendeva giù, lungo la corda tesa, insieme ad altri angeli come lui, fino a raggiungere il punto di arrivo, non troppo lontano, e si inchinava poi al patrono o alla Maria Vergine, Piccirillo Canovo, che aveva una voce sottile, sottile, ma intonata assai, papà, sirena maschio, cardellino, mai accecato, a un filo legato. In umanità, sovrumanità di ogni canto, il suono della voce, suono, canto, che si forma nella gola, nell'organo fonetico, dentro di noi, canto naturale, corporeo, corde vocali, laringe, faringe, glottide, lingua, palato, labbra, polmoni, il corpo tutto, emissione d'aria, corde vocali come ance naturali, tessuti, mucose, respiro, diaframma, il paesaggio del nostro corpo sonoro, l'orecchio conchiglia, la voce ci riconduce al corpo, ci guida dentro di esso. La voce è giovane, invecchia, nel corpo si arrocchisce, schiarisce, e la voce attraversa il mondo naturale con le sue di voci. Il canto riporta comunque al corpo e alla natura, e la natura al canto. A conclusione di un breve saggio su musica e poesia, in cui si riflette sulla tensione tra parola e suono, Ingeborg Bachmann si ferma a lodare la voce umana, quella, e qui cito Bachmann, voce di una creatura incatenata che non è del tutto capace di dire ciò che soffre, non del tutto di cantare ciò che c'è da misurare in altezza e profondità, poiché questo organo che non possiede definitiva precisione, senza attendibilità definitiva, con il suo piccolo volume, la soglia in alto e in basso, e la voce, è assai lontano dall'essere un semplice strumento, un apparato d'uscito, nella cosa della libertà della giovinezza oppure della paura della vecchiaia, calore e gelo, dolcezza e durezza, ogni pregio del vivente e l'onore di servire ad un disperato avvicinamento alla perfezione. Ecco, io ho citato qui Bachmann perché credo che sia uno dei punti più alti di quella che può essere la fascinazione della voce della sirena, al di là di quella che è la normale figura della seduzione proprio come quella che canta per portarti alla perfezione e farti innamorare. Qui la sirena sta veramente toccando un desiderio di redenzione che ha a che fare, a mio parere, con la natura tutta e con noi che ascoltiamo e che ascoltiamo questa voce e riviviamo questo desiderio di redenzione. Una cosa, peraltro, perché vi ho letto anche questo passo? Perché prima vi dicevo della importanza per me di seguire la sirena attraverso la letteratura e ho ricordato Joyce. Ora, il capitolo dedicato alle sirene in Joyce è il capitolo dedicato all'orecchio, all'orecchio conchiglia, di nuovo la conchiglia, il mare, il risuonare delle onde all'interno di una determinata forma. Cioè, seguendo la figura della sirena arriviamo a questi livelli sotterranei del testo.
E rispetto a Joyce arriviamo anche a una stupenda situazione in cui chi canta, perché prima poi ci ha dato delle sirene maschio, chi canta in Joyce sono gli uomini, non sono le donne. Le bariste, che sono le sirene, non cantano, sono tutti gli uomini intorno che cantano, cantano pezzi d'opera, ma la vera voce della sirena è il testo. È il testo e la musicalità del testo, in un'estrema, una delle più grandi esperienze testuali del Novecento. E tra i capitoli di Joyce, quello sulle sirene è più estremo. Cito peraltro anche tutte le volte quando mi si chiede, ma secondo te come cantava la sirena, mi viene da dire, sentiamo Katy Barbarian che canta su musica di Berio il testo di Joyce. Potremmo cominciare forse a pensare che la sirena potrebbe cantare così. Su questo, torniamo ai greci, sulla voce, e vorrei dirvi una delle cose importanti nel discorso sulla voce del canto della sirena è che cosa loro abbiano detto non lo sapremo mai nel mondo greco. Ci sono molte ricerche su quella che poteva essere la musicalità del suono della sirena, come Omero la presenta nell'Odissea. E qui si divide veramente il panorama in due elementi. Da un lato è un canto che possiamo immaginare melodico, bello, dall'altra parte abbiamo un canto ritmato, un canto quasi di guerra. Tra l'altro le sirene nel mondo greco sono anche avvicinate alle cicale, vengono definite lale, gabbule, rumorose, per cui di nuovo questo rumore da un lato musicale. Ora, quando diciamo lale, gabbule, lale in greco, a me veniva in mente il rapporto con la lallazione, cioè un livello della lingua che non è ancora formalizzato, il bambino che comincia a parlare ed è felice della propria voce, comincia a usarla in qualche modo, per cui la sirena ci porta anche a riflettere sul livello prelinguistico, indubbiamente, dove però l'elemento seduttivo, musicale e comunicativo ad altro livello è fortissimo. Io cito una filologa che rispetto alla parola ptongos, con cui si definisce nel testo omerico, in un certo punto la voce delle sirene, questo è il ritmo, è quasi un ritmo di guerra, per cui il ritmo come qualche cosa che sta sicuramente prima del significato e che è molto diverso, lo spazio dall'allazione del bambino al ritmo di guerra. Mi sono chiesto, per esempio, ieri alla radio, se a livello della musica contemporanea chi potrebbe, a parte appunto di aver detto che di Barbarian, potrebbe essere interessante, è vero che c'è un modo di leggere la voce della sirena a livello antropologico e ricerche che cercano di dirci, visto che le sirene sono anche nel mondo greco mitologico coloro che accompagnano i morti, sono custodi del lutto, canti funerari, e c'è chi le ha collegate ai canti per esempio delle donne ancora oggi greche del Salento, per cui c'è anche un bellissimo film proprio su queste tipo di musicalità in cui la sirena ha un modo non seduttivo ma ammagliante e di dimenticanza, far dimenticare il dolore come avviene in questi canti luttuosi. Questo per dirvi un po' quelle che sono veramente l'ampio spazio in cui, se noi cominciamo a ragionare attraverso la sirena senza domandarci cosa dica, cioè senza parlare di quello che è contenuto del suo messaggio, anche peraltro anche Odissea, non ci dice cosa le sirene abbiano detto a Odisseo, e anzi io mi diverto a raccontare come Tiberio, l'imperatore Tiberio, tormentasse tutti i sapienti dell'epoca dicendo ma che cosa cantavano le sirene, cioè voi siete, avete letto tutti gli studi, ditemi. Per esempio anche nell'Eneide, cioè Enea sente un rumore d'onde e il sogno di rocco di sassi, in questa traduzione di Annibal Caro, cioè proprio
e non le sirene non ci sono, li passa nel luogo dove dovrebbero esserci le sirene, ma le sirene non ci sono. Come vedete, io stasera parlerò solo della voce, perché insomma, il corpo lo leggerete quando prenderete il libro, perché vorrei fra un po', come dire, fermarmi, ma credo che il tema della voce sia veramente fondamentale, perché ci porta a pensare in maniera veramente diversa quella che è la figura delle sirene. E in questo senso c'è un altro mito greco, che però ha sempre a che fare con l'arte, che è molto, molto significativo, che è il rapporto tra le sirene e Orfeo. Le sirene, in realtà non solo Ulisse incontra le sirene, ma anche Orfeo con gli Argonauti incontra le sirene. E qui accade una cosa estremamente interessante, perché Orfeo, voi sapete che Orfeo è un cantore, anche lui è un musicista, e oltretutto ha anche una genealogia materna molto simile a quella delle sirene. La nave si avvicina, le sirene cantano, a questo punto Orfeo decide di salvare l'equipaggio in maniera diversa da come fa Odisseo e si mette a cantare lui, si mette a cantare con l'aiuto di una musa e si mette a cantare però non con la sola voce, si mette a cantare usando uno strumento. Ora, nel mio libro mi diverto a dire, voi sapete che Odisseo usa uno strumento che è la cera e le corde, e che questo fa in modo che, cioè, fa pensare che Odisseo non sia poi così un grande eroe. Cioè, se voi leggete, poi ci sono anche, tra l'altro nel mio libro, occupandomi poi di Kafka e di Brecht, Odisseo non fa una bella figura. Ma Orfeo, anche lui, capisce che quello che deve fare è impedire che si ascoltino le sirene. Il problema è che deve fare un rumore tale, per cui non solo cantano, ma usano uno strumento, che gli altri persone sulla nave non le sentano. Perché nel momento in cui le sentono, saranno presi dalla voce delle sirene. Tant'è che in questo mito, in questa narrazione, vediamo che solo uno si butta in mare, uno dei naviganti, uno dei marinai, ma perché lui era troppo lontano da Orfeo, per cui lui era riuscito veramente a sentire le sirene, mentre gli altri hanno sentito l'Aedo, che però sicuramente è tra gli eroi greci quello, a mio parere, più vicino alle sirene, che ha capito molto bene il loro potere. Tra l'altro mi trovo anche molto interessante che chiaro, Odissea è un testo conosciutissimo, fondante per la nostra cultura, mentre questo mito di Orfeo è molto meno presente rispetto alle sirene, è molto più, come dire, laterale, però estremamente, estremamente importante, perché credo proprio che questo problema del contatto sia un elemento centrale della figura della sirena, tant'è che un altro salto, Brecht, commentando l'incontro delle sirene con Odisseo, pone un dubbio molto razionale. Dice, ma in realtà qualcuno, vi parlerò adesso, prima di lui l'ha già posto, che è Kafka, ma Brecht dice, ma insomma, chi ci dice che le sirene hanno veramente cantato? Solamente l'Odissea e Odisseo. Io, dice Brecht, non credo che le sirene hanno cantato, perché per Brecht le sirene sono degli artisti, delle performer famose in tutta l'antichità, in tutta la nostra cultura, e mai più un vero artista canta per qualcuno che non può ascoltare, perché loro sanno benissimo che si è messo la cera nelle orecchie. Per cui dice, ma dicono in Brecht addirittura lo prendono a male parole. Nella dimensione del teatro didattico, poi Brecht va ancora molto più avanti e questo diventa una metafora del pubblico piccolo borghese che ha paura dell'arte, ha paura della contaminazione dei grandi pensieri, dei grandi sentimenti sulla scena, e a questo punto dice, è chiaro che un artista non può parlare con qualcuno che si tura all'orecchio o che si lega, perché questo taglia il rapporto di pericolo in cui si trovano entrambi, sia l'artista ma anche chi ascolta.
sia il performer sia chi è di fronte. Appunto Brecht parla di sirene che inveiscono, ma Kafka prima di lui parla invece di sirene che tacciono. E io invito veramente a leggere questo breve frammento di io riporto completamente nel testo, come non ci sono tagli, l'ho spezzettato in un montaggio, ma è un brevissimo testo di Kafka. Kafka ci dice che le sirene stanno zitte, non guardano passare l'Odisseo e non cantano. Lui ha una prima versione, lui fa finta, crede, perché ha la cera nelle orecchie, è legato, crede che loro cantino perché le vede agitarsi, muoversi. E passa, perché è talmente fiducioso nel potere della cera, tra l'altro è veramente interessante che quello che può essere l'astuto, l'astuzia diventa la stupidità più estrema, perché il problema delle sirene è ma possiamo credere che basti la cera per fermare la voce di potenze così forti. Sono due logiche completamente differenti, quella del mito, della voce di una figura potente come quella della sirena e la banale cera. Loro sono senza parole di fronte al fatto che qualcuno creda davvero che dei mezzucci così piccoli possano salvare la vita. Nel primo momento vediamo però Odisseo passare, solo che c'è, come spesso in Kafka, c'è un secondo momento ancora più terribile, in cui Kafka ci dice che in realtà è diverso e che Odisseo lo sa benissimo, ha capito benissimo che loro non stanno cantando, solo che fa finta che non sia così. Cioè, per cui in questo rapporto in cui lui vince queste figure potenti della natura, anche del femminile, della seduzione musicale e del femminile, ora probabilmente non solo usa un mezzo puerile come la cera, ma non dice la verità. E vuol dire anche che la cultura, in un qualche modo, un certo modo di percepire l'arte e il rapporto con l'altro è profondamente falso fin dall'inizio, c'è una menzogna. Nel mio capitolo poi entro un po' di più in quella che è il rapporto tra Kafka e femminile, sempre in maniera, però appunto io non sono sempre stato un libro, non so di 3.000, non so quanti volumi, non posso, però a volte credo proprio che basti anche dare delle schegge, e in questo montaggio voi potete anche approfondire forse perché Kafka legge così l'antichità alla luce del moderno e d'altra parte perché legge così il femminile. A questo lo lascio, come dire, come punto di domanda anche nel libro, perché è bello anche che ci sia un po' di silenzio in cui possono emergere delle domande, soprattutto sulle sirene. Ora, l'ultima cosa che vorrei dirvi, anzi due cose. Uno, come sempre, quando si legge il nostro amato Dante, si fanno delle scoperte incredibili, ad esempio rispetto alle sirene. Dante medievale ci dice che le sirene sono dentro di noi, cioè, ma ce lo dice con la modernità, cioè, veramente. Cioè, quello che accade nel sogno dantesco della sirena è che una vecchia sdentata si trasforma nella giovane, bellissima, seduttiva sirena. Teniamo presente che nel Medioevo l'aspetto seduttivo prende il sopravvento, anche perché è la sirena demonica, la sirena non ha l'anima. Oscar Wilde dice, ma cosa ce ne facciamo dell'anima? Anzi, nella sua favola, nella sua narrazione sul pescatore e la sirena, l'anima è cattiva, la sirena è buona. Comunque, è chiaro che per la Chiesa, anche per via di, purtroppo è veramente complicato, anche per via di alcuni testi
dell'antichità in cui la sirena compare avvicinata alla figura della donna seduttiva per eccellenza e demonica che è Lilith. Però la cosa fondamentale è che per la Chiesa la sirena è la natura, il corpo, e la natura è piena, la natura senza anima è piena del demonio, per cui le sirene sono avvicinate alle streghe, diciamo. Ma in Dante vediamo questa lucidità del dirci siamo noi, ed è all'interno di un sogno che trasformiamo questa zoppa, questa femmina balba, nella sirena, e sono dentro di noi. Per cui è inutile che ce la prendiamo anche con figure e con miti, in realtà ce le portiamo dentro, dobbiamo solo cercare di interagire con loro in un modo creativo e non distruttivo. E l'ultima cosa che vorrei dirvi su questo Atlante è che mi sono divertita anche a vedere com'è la sirena, perché finora abbiamo, non dico parlato di cose irrazionali, ma anche molto eteriche. Ora la sirena, in maniera veramente ironica, svolge un ruolo anche nella storia della scienza, ed è una sirena darwiniana, cioè sta dalla parte della vera scienza, cioè sta dalla vera scienza, cioè fa è, addirittura sfunge l'anello di connessione all'interno di quella che è la catena dell'evoluzione, cioè sembra a un certo punto servire molto bene ai predarwinisti per capire come si passi dall'animale all'uomo. Devo anche dire che è chiaro che la sirena a questo punto diventa veramente un animale, come dice Borges anche, cioè viene a un certo punto sezionata ed è un animale simile all'orangutano, oppure ai negri, dico negri, per forza, devo dire negri, non posso dire neri, perché in questi testi c'è il termine negri, non il termine neri. Per cui abbiamo un'ironia della sorte, questa eterea musa, eterea da un certo punto di vista, da un altro punto di vista assolutamente sensuale, la ritroviamo nelle pagine degli scienziati come una prova della meraviglia, della catena naturale. Salvo che Kant è molto irritato da questa cosa, perché lui si rende benissimo conto che i limiti tra animale e uomo a questo punto diventano sempre più sottili. E lui dice, ma no, dobbiamo sicuramente stare attenti, non esistono le sirene, che poi secondo lui sono i dugonghi o i lamantini, cioè delle foche, non so come dire. Dobbiamo però stare molto attenti, alcuni scienziati devono anche evitare alcune immagini, alcune le cito, le riporto, in cui questi animali sono belli, sono troppo vicini all'uomo, perché è pericolosissimo, perché l'uomo è il signore dotato di raziocinio, l'animale no. Per cui si è irritato molto Kant rispetto a queste, come dire, linguaggi degli scienziati. Dall'altra parte però se ne occupa, cioè Kant, per immaginare che lui fa lezione sulle sirene, nelle sue famose lezioni sulla geografia. E questo per me è stato un altro elemento, come dire, interessante, per vedere la trasgressività della sirena. Anche in questo la sirena può essere anche usata come elemento veramente scientifico nel senso di poi diventerà una pseudoscienza. Ora i dugonghi non sono le sirene, chiaramente, però c'è un discorso anche su quella che è la fisionomia e la classificazione degli animali. Io mi fermerei su questa cosa kantiana e chiederei però a voi se avete delle domande, perché una cosa che io so che quasi tutti credono di sapere benissimo che cosa sono le sirene, di avere, come dire, un'immagine della sirena. Vorrei sapere se ci sono delle domande da parte del pubblico, forse qualcuno ha anche letto il libro, oppure veramente qualche domanda vostra. Una considerazione che poi diventa una domanda, se diciamo, questo tipo di considerazione è stata anche una considerazione del libro. E cioè, pensando al fatto che nell'Odissea non viene esplicitato il contenuto né la forma, diciamo così, del canto, mi sembra una porta verso
il non libro, diciamo così. Verso il? Non libro, cioè quello che c'è fuori. Nel senso che dal punto di vista della funzione narrativa ha perfettamente senso. Se nell'Odissea avessero detto esattamente il contenuto e la forma, a maggior ragione perché l'Odissea era cantata, anche l'ascoltatore sarebbe stato incluso in bambolato, eccetera, eccetera. E questo, cioè, è vera questa cosa oppure no? Cioè, nel senso, è una porta per quello che non è il libro oppure no? Per la meta narrazione, sì. La sirena, lei intende la sirena omerica o la sirena? No, sulla sirena in generale non mi pronuncio, leggerò il libro. Quello che mi viene in mente, diciamo, nell'immaginario che ho in mente è la sirena omerica. Ragionavo mentre lei parlava su questo fatto qui, cioè se fosse stato editor, diciamo così, di Omero, mi avrei detto ha perfettamente senso non dire il contenuto di... Lei sa che Calvino sosteneva che le sirene è quello che cantano all'Odissea. Per cui il gioco è veramente... Questo non lo sapevo, quindi... No, però è la risposta che lei che si potrebbe dare a lei. Devo dire che io, naturalmente, questa è una risposta meravigliosa, perché è una risposta circolare. Per cui rimaniamo comunque la sirena, io continuo a girare intorno a sirena, musa, testo. Ecco, io credo che un'ipotesi, probabilmente bisognava rispondere così a Tiberio, che non incontra le sirene, è l'Odissea. Però da un altro punto di vista mi domando, la musa è ispiratrice della narrazione della letteratura in generale, invece con la sirena poteva finire tutto quanto, perché appunto Ulisse è imbambolato, tutti quanti sono imbambolati, finisce il racconto e perso in una sorta di paradiso che però non è vero. Ma infatti, guardi, citando... È una forza, mi sembra, ambivalente. Assolutamente, assolutamente, una forza assolutamente ambivalente, e citando Calvino, non le dico neanche che sono d'accordo con Calvino, è una possibile risposta, assolutamente questa. Tra l'altro l'imbambolamento è un tema fondamentale in Platone, per quando Platone avvicina le sirene alle cicale e ci e fa vedere questa situazione del mezzogiorno, le cicale intontiscono e tu non puoi più pensare e sei in una dimensione veramente che conduce alla morte, alla non muoversi più, a non mangiare, come può dire naturalmente la visione più cupa dell'isola delle sirene sono i corpi dei marinai rimasti lì, che non si muove, le ossa di chi non mangia, cade in trance, per cui indubbiamente c'è questo aspetto molto, molto forte. Platone nella Fedro ci dice che però le sirene sono avvicinate alle cicale, e se tu sei una persona filosoficamente esperta riuscirai anche a superare questo momento di trance, ma è un momento fondamentale, perché comunque non è solamente il sapere, non è solamente un sapere, come dire, oggettivo concreto, c'è sicuramente qualche cosa, devi passare anche una soglia, che è una soglia del perdersi, che è la stessa cosa che dice Blanchot quando ci dice questo andare via, e tra l'altro Blanchot anche lui se la prende con Odisseo, che non amo particolarmente, e lo oppone a Acab, dicendo, ecco, Acab è entrato nell'immaginario, si è perso, e però no, non è tornato indietro. Tra l'altro Platone ha un rapporto con l'arte, mi pare, abbastanza conflittuale, nel senso che se nella Repubblica ci sono quei pezzi in cui dice se l'arte non è al servizio della polis... Sono perfettamente d'accordo con lei, anche perché... E io questo non l'ho trattato, ho pensato anche se far vedere questo aspetto conflittuale, ma ho preferito fare una scelta settoriale molto precisa, perché Platone parla anche delle sirene come, nel Timeo, sedute proprio su quelli che sono i cerchi pitagorici, che la struttura musicale dell'universo è governata dalle sirene, dal canto. Per cui qui abbiamo un Platone, le sa che ci sono quanti Platone? Molti. Ecco, qui abbiamo sicuramente un Platone, quando parla delle sirene, che non è il Platone delle leggi.
Stavo pensando. Da tutto. Tu che sei. No, io che ne ho letto metà. No, e sono stata molto affascinata, ma il punto per me più mi interessava molto è quello dell'agone tra Orfeo e le sirene, che tra l'altro, come dicevi, sono molto vicine, tanto sono cugini. E poi se le sirene sono in origine le amiche di Persefone, sono ctonie, sono delle, cioè femminile terrestre profondo. E anche Orfeo deve andare a cercare Euridice nell'Ade, quindi insomma sono veramente molto, molto simili. E è interessante sia l'atteggiamento di Odisseo, di Enea, ma molto ancora di più quello di Orfeo, che pur di non far ascoltare il canto delle sirene, canta più forte. Ora, a me sembrava pensare che sia questo il punto. Non il punto, non, e voglio sapere se eri d'accordo, non tanto che cosa dicevano le sirene, che cosa cantavano le sirene, come cantavano. Non importa quello. L'importante è non ascoltarle. Ed è, mi sembra di vedere, la grande paura greca delle donne, e in particolare della donna ctonia, cioè della donna originaria, e della sua voce. L'importante è assolutamente non ascoltarla, perché se l'ascolti, tu, uomo, poeta, sei perduto. Sono assolutamente d'accordo, grazie, proprio perché l'avevo sottolineato anche prima, ma è veramente negligente questo mito, perché vediamo la paura, io leggo la paura di Orfeo, la paura perché chiede anche un aiuto a qualcuno, di nuovo una dea, ma una dea olimpica, ma bisogna fare in modo che questa voce non venga ascoltata. Questa è una delle degli elementi più dolorosi anche della vicenda della sirena. Quando io all'inizio dico che proprio dell'affetto, per me per esempio l'iguana ha perso la voce anche per quello, perché non è stata ascoltata, pigola, non può più cantare, ed è sicuramente un agone in cui il maschile vince sul femminile. Questo è cioè non vince veramente, perché quello che è un po' più lontano e non è assordato da Orfeo. Assolutamente, e tra l'altro i poeti stanno dalla parte di quello che si butta nell'acqua, per cui io mi permetto anche, devo dire, di avvicinare, per esempio, lo so che ci ho pensato, ma mi prenderanno per pazza, cioè io ho messo l'Albatros, questa poesia l'ho messa qui. Proprio, tra l'altro l'ho messa proprio perché ho voluto giocare, fate un salto, pensate a queste povere sirene spennate dal potere, se volete, sono molto, come dire, tranchate dal potere, ma il poeta anche lui è un poeta laureato, spennate dal poeta laureato. Dal poeta laureato e dalle sue muse, appunto, per cui, ma il vero poeta è lì che non può volare, è l'Albatros, infatti in questo caso non può camminare. Non può camminare, soprattutto se in alto è meraviglioso, voi conoscete, credo che sia una poesia molto nota, però è stato uno di quei momenti in cui ho detto, ma lo faccio, cioè la metto questa poesia, perché così si capisce senza fare con un metodo anche proprio di salto, di comparativo, cosa sta succedendo. Cioè, tra l'altro, nel libro di Orfeo, il giovane che si butta in acqua e vuole raggiungere le sirene, viene anche lui salvato da un'altra di queste idee del potere olimpico, perché veramente le povere sirene non devono essere ascoltate. Tra l'altro, io ho anche siccome delle correnti
classiche di questo libro è anche, io non do naturalmente una risposta a che cosa dicono le sirene, però sia con l'Albatros, sia con un'altra poesia che di nuovo ha a che fare con le anatre selvatiche, lo potrete trovare, una poesia, una poetessa americana, ecco, secondo me la sirena potrebbe anche cantare quella poesia, che se volete dire. È bellissima e c'entra con quello che stiamo dicendo, devo solo trovarla. Ma c'è un'altra domanda, tra l'altro, poi c'è quella poesia che troverò, ma vi leggo questa poesia anche perché credo che renda molto bene il rapporto di una voce che non è accademica dettante, ma che ti fa parlare, che ti costringe a parlare. Non devi essere buono, non devi camminare sulle ginocchia per centinaia di miglia nel deserto per espiare. Devi solo lasciare che il delicato animale del tuo corpo ami ciò che ama. Parlami della disperazione, la tua, e io ti parlerò della mia. Intanto il mondo va avanti, intanto il sole e le luminose perle di pioggia si stanno spostando attraverso il paesaggio, sopra le praterie e gli alberi profondi, le montagne e i fiumi. Intanto le oche selvatiche, alte nella pulita aria blu, di nuovo si stanno dirigendo verso casa. Chiunque tu sia, non importa quanto solo ti senta, il mondo si offre alla tua immaginazione, ti chiama come le oche selvatiche, stridenti ed eccitanti, annunciando ripetutamente il tuo posto nella famiglia delle cose. Ecco, per me questo è il canto sirenico. La poetessa Mary Oliver, la poetessa. Cara, mi sembra un'altra. Sì, io volevo dire, però non so, forse se faccio, noi abbiamo un modo, forse se c'è qualcun altro che vuole parlare. Allora, io è già tanto pieno questo libro, io appunto ho appena cominciato a leggerlo, quindi magari l'hai già messa questa cosa che sto per dire. Non voglio caricare ancora in maniera bulimica aggiungendo cose, però penso che questo discorso che facevi anche prima quando hai citato Platone, ma anche questa cosa che adesso ricordava lui, cioè c'è un problema che è relativo alla conoscenza, no? In questo tema delle sirene. Allora pensavo che c'è questo delizioso libretto che non so se tu conosci di Lewis Carroll che si chiama La caccia allo smualo, l'hai messo nel libro, allora lo racconto brevemente, che c'è questo equipaggio che parte alla ricerca di un animale stranissimo che quando era cattivo, diciamo, cioè quando era abbordabile, si chiamava, era uno smualo, così chiamato. Quando però c'era una versione di questo animale che ogni tanto qualcuno incontrava, che si chiamava Bujum o qualcosa del genere, che in quel momento diventava letale, perché se tu incontravi il Bujum invece che lo smualo, cioè questa versione, sicuramente sparivi, non morivi ma sparivi. Appunto il tema poi è questo, perché poi nel corso, intanto questa caccia allo smualo comincia con questa meravigliosa descrizione della ciurma che dice noi siamo molto contenti, adesso non so, tanto tempo che non lo leggo e non lo cito, ma diceva che la ciurma era molto contenta perché aveva un capitano molto valido, perché non gli aveva dato una carta con il nord, il sud, il polo nord e l'equatore, ma gli aveva dato una carta senza niente, dove c'era soltanto indicato il mare, e questa era allora questa indicazione di una mappa della conoscenza che non ha dei riferimenti così precisi, no? Ma ha soltanto una specie di cosa molto generale, generica, molto primaria, forse l'acqua, il mare. Allora questo incontro, che cos'è questo incontro che ti fa sparire?
Probabilmente io penso, per esempio, che sia un incontro quando tu, quando un soggetto incontra veramente un oggetto di conoscenza, è molto pericoloso, appunto, perché può sparire nell'oggetto, come anche un oggetto di passione, no? Cioè c'è una fusione a quel punto e tu puoi sparire come soggettività, come individuo o conoscente o desiderante. E questo è un primo punto. Quindi queste sirene sono pericolose per questo, perché se tu le raggiungi come appunto le conosci, lo dice anche Cicerone. Infatti lei mi ha tolto, ah, certo. La cosa stupenda è veramente che il nostro vecchio Cicerone dice proprio questo, e dice che le sirene, signori, sono l'immagine del nostro desiderio di sapere, per cui veramente non, possiamo anche non mangiare, per cui c'è tutta una lettura, possiamo anche distruggerci, autodistruggerci, e questa è una grandezza dell'essere umano, sostiene Cicerone. È proprio l'incontro però che distrugge, cioè che nel momento in cui, cioè, quelli possono mettere i tappi, possono anche sentire qualcosa di simile al canto e non succede in fin dei conti niente, ma quando quello poi proprio sente la voce entra dentro, allora diventi la voce e quindi diventi questa cosa che ti annulla. Questa è una cosa. Poi io ho adoperato per molte volte nelle cose che ho scritto una versione assolutamente inventata di Oscar Wilde, del poemetto di Oscar Wilde, che però io ho continuato a dare per certa, quindi l'ho messa in vari libri, ormai penso che sia diventata, altri l'hanno citata come se fosse vera, è una fake news, però funziona. Allora, la versione è che c'è un marinaio che è molto amato nel villaggio dove sta, perché tutti i giorni quando va a pescare, a gettare le reti, poi torna e racconta di aver visto delle cose meravigliose sulla spiaggia, sirene bellissime, soprattutto sirene, comunque personaggi marini. E ogni volta che lui torna dalla sua pesca, tutto il villaggio gli si fa intorno, eccitatissimo, e chiede: che cosa hai visto? Che cosa hai visto oggi? E lui racconta una di queste storie. Finché un giorno questo marinaio, insomma questo pescatore, va sulla spiaggia e vede una sirena bellissima che si pettina i lunghi capelli verdi naturalmente, e rimane molto turbato, torna indietro, tutti gli si fanno intorno e dicono: che cosa hai visto? Che cosa hai visto oggi? E lui dice: niente. Allora questo è il tema, secondo me, non solo dell'incontro dell'oggetto che poi provoca come un nulla, uno stupore, come dicevi anche tu prima, ma anche proprio il fatto che quando c'è un eccesso, diciamo, quando la fantasia incontra la realtà, è come se fosse un eccesso tale che ti ammutolisce, no? E ti leva la possibilità di immaginare, cioè poi la possibilità di avere un immaginario, di avere una produzione immaginifica, è legata al fatto che ci deve essere sempre questo gap, no? Tra la realtà, come la incontri, come la inventi, come la trovi. C'è, cioè, Winnicott, questo psicanalista, che diceva, no, che la realtà è un po' inventata, un po' trovata, e lì il bambino in quel momento diventa creativo, perché gli sembra di produrre a lui il mondo, in realtà sta incontrando il mondo, no? Quindi è questo momento magico in cui il reale è reale ma anche è prodotto dall'individuo. Allora ecco, c'è questo momento che è un momento magico ma anche molto pericoloso e anche molto annullante, perché lui che poteva rispondere, poteva raccontare un'altra storia, ma era così vera perché lui l'aveva vista, forse l'aveva allucinata, no? Allora dice niente, poteva solo rispondere niente, no? Sì, oppure doveva cominciare a scrivere un libro. Se non avesse fatto il anche tra l'altro quello che tu racconti appunto è in un libro, nel senso che rispetto alla prima cosa è chiaro che la sirena ha un potenziale rispetto a quella che è la storia della cultura fortissimo, nel senso che davvero lei è l'immagine di un incontro pericoloso che è tutt'altro che il rapporto soggetto-oggetto tradizionale, e questo è il pericolo della sirena a livello proprio filosofico, se vogliamo dire, perché cioè si parla di un incontro con l'altro, con un altro oltretutto
mostruoso in un qualche modo, anomalo, un incontro pericoloso. Devo dire pericoloso anche per entrambi, perché noi vediamo che alcune sirene finiscono poi, c'è la versione in cui le sirene si uccidono perché come la sfinge, come la sfinge. Solo che secondo me quello è una visione maschile. Cioè, maschile, scusatemi, della cultura dominante, non è la sirena, tant'è che se cade e si ammazza, risorge, perché la troviamo continuamente. Però la pericolosità della seduzione, la pericolosità dell'arte, la pericolosità di un rapporto di conoscenza che è legato al desiderio della passione è la grande croce, ma anche la grandezza della sirena, direi. Per cui è anche una sicuramente, e per questo prima mi fermavo su Kant, perché Kant ha ragione a dire dobbiamo la ragione non può avere a che fare con questa figura così metamorfica. È veramente spiazzante, direi. Sfinge pure si suicida, no? Quando tutti i ragazzi di Tebe, quando Edipo scioglie le dita. Solo che la Sfinge appunto si suicida, questa sirena è potentissima, perché anche se si suicida la ritroviamo un'altra. E c'era come una, loro sono tante. Tante, sono tutte, per cui non è neanche. Non è detta l'ultima parola con quel suicidio, lei ritorna sicuramente. Ma la conoscenza è suicidaria. Tra l'altro davvero io credo che la sirena, le sirene ci riportano, sirena tra l'altro ultimamente c'è anche la sirena della polizia, tutte le volte dicono le sirene, cioè veramente questa cosa che dicevo prima dove avete trovato tante corbellerie, dopo un po' che senti continua a parlare di sirene ci fanno la sirena della polizia. Tra l'altro anche questo è interessante perché è un richiamo spaventoso che ti salva in un qualche modo, perché anche quello, cioè la sirena del contraere, non è sicuramente una, come dire, una sirena seduttiva, molto disturbante, ma salvifica. Fabbrica. O la fabbrica, per cui devo dire che poverina è stata la parte tecnologica, non le fa molto piacere, non le fa molto onore. Però è indubbiamente, ma anche nel cinema torna come elemento di grosso disturbo la sirena, non è assolutamente, non la si può rinchiudere nelle categorie del pensiero, però non del pensiero occidentale, adesso non lo so, io mi sono fermata, io non so davvero, per esempio, ma non lo farò per un secondo sequel del libro, se compaiono sirene nella letteratura indiana. Me lo sono domandato, ma ho lasciato la domanda col punto di domanda e se ne occuperà magari qualcun altro, magari qualcuno se ne è occupato. Io direi vi ringrazio molto, ringrazio la libreria per avermi ospitato e buona serata. Allora, domanda. C'è anche la figura del tritone in molte situazioni, quindi le volevo chiedere rispetto a questo se ha trovato degli riscontri nel rapporto che ci può essere tra questi due personaggi. Sì, devo dire che adesso forse è un'ora tarda o la fame, il tritone è un po' un poveretto rispetto alla sirena, scusatemi, ma è così, cioè, nel senso che prima di tutto nel mondo greco ci sono i sireni maschi, oltretutto in una delle tante versioni del mito si dice che le donne, siccome le sirene tra le altre cose del mondo greco accompagnano le anime dei morti all'Ade, e le donne, alcune donne preferiscono essere accompagnate dai tritoni, dalle sirene maschio piuttosto che ne conosco qualcuno. Però devo dire che il, oppure, ma qui siamo in tutt'altra dimensione, se leggiamo appunto Kleist, dove ci sono le sirene maschi o le sirene femmine, ma Kleist ci sta prendendo in giro per grande scrittore. Ti sta prendendo in giro dicendoci che sono stati trovati degli animali maschio e femmina, ma sono animali che sono le sirene e i tritoni. Devo dire che per una volta tanto la fanno da padrone le donne, cioè le donne, il femminile, non so come dire le donne, la sirena non è una donna. L'idea mi è venuta perché
non so se sai che la prossima settimana c'è la chiesa, sì, 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 è vero, nella storia di una mamma muta che si innamora di questo mostro che è un sirende, cioè non nel senso di lamantino ma nel senso di Plutone. Anch'io sono curiosissima di vedere il film, devo dire. Vedremo come. Per quanto mi riguarda, però, devo dirvi davvero, cioè non sono così interessanti le icone. Io non sono andata. Scusi? No, infatti, il film, cioè, tra l'altro, anch'io sono, speriamo, insomma, quindi sono molto curiosa. Tra l'altro, anche la Sofia Coppola voleva girare un film su Sirenetta. Ma non gira, non ha cominciato a litigare con i produttori anche sulla figura proprio che dovevo interpretare, l'attrice che dovevo interpretare, anche perché sarebbe stato interessante anche vedere come Coppola mette in scena, mette in un film la Sirena. Grazie.